Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e oggi siamo qui per proseguire su Nier Automata. L'ultima volta abbiamo esplorato il deserto e siamo arrivati al limitare della zona residenziale. Vedete infatti che ci sono questi condomini che 2B e 9S, che sono i nostri protagonisti, non sapevano che cosa fossero o a che cosa servissero. E niente, praticamente oggi andiamo avanti da qua. Ricaricando siamo usciti da quel punto di salvataggio, quindi siamo leggermente spostati rispetto a dove avevo salvato. Qui c'è uno scrigno, però gli scrigni non possiamo ancora aprirli. Allora, siamo usciti fuori da qua. Esatto, eravamo là noi l'ultima volta. Ci eravamo salutati qui. Ma queste scale si potranno utilizzare? Oh sì, possiamo salire, allora aspettate. Troviamo un passaggio. Anche da qui si può passare attraverso i palazzi, eh? Sì, qui dove c'è il parco giochi, l'abbiamo visto nella presentazione dell'area. Qualcosa su questa scala ci deve essere per forza, eh? Non c'è niente! Ok. Bellissima, questa per adesso è la mia ambientazione preferita. Mi piace molto come è stato reso il declino di quest'area. Tutti i condomini completamente collassati. Oh mia mia. Quando ricorderò i tasti poi. Sbucano da sotto la sabbia i nemici. Allora, qui abbiamo l'area contrassegnata. Una cosa che non si capisce molto bene, penso che sia normale, probabilmente... Eccolo lì, è tornato! Target confirmed. Let's get him. Cosa dicono? Allora, stavo dicendo una cosa che non si capisce tanto bene e che secondo me invece sanno le persone che vengono da Nier, Drakengard e gli altri titoli che fanno comunque parte dello stesso universo, è da quanto tempo, cioè quanto tempo è passato prima che gli alieni arrivassero sulla Terra e gli uomini si spostassero sulla Luna. Cioè quanto tempo è passato? Questa cosa non si capisce perché guardando questi palazzi viene subito da pensare che è passato tantissimo tempo. E sicuramente è così, cioè è passato veramente tanto tempo. Però, comunque i palazzi ci sono ancora, ok? Sono tutti collassati, però addirittura, vedete, cioè i vetri alle finestre ci sono adesso. Non so quanto realistico possa essere stato studiata questa visione post-apocalittica, però mi piacerebbe sapere, insomma, da quanto tempo gli esseri umani vivono sulla Luna. Allora, noi adesso stiamo seguendo quel poveretto, mi fa una pena. Che così simpatica quella biomacchina. Pericolosi. Sono a livello 9, comunque quelli che abbiamo affrontato nel deserto erano a livello 12, quindi secondo me forse era un po' presto per affrontarli, ma noi l'abbiamo fatto lo stesso. Oddio, ma si lamentano! Sì, questa cosa me la ricordavo vagamente. Ovviamente guardandoli così sembrano robot privi di qualsiasi componente organica, però si chiamano biomacchine. Quindi avranno una parte biologica, non so, non so come sono fatte le biomacchine, non lo so, sono tecnologie aliene comunque.
Proviamo a ripararla. Oh, oh no, 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 no. Oh mio Dio, c'è un boss, aspettate. Dobbiamo sbarazzarci di questo. No, vabbè. È bellissimo che ci sono... C'è questo metodo... Cioè, sta attaccando con quelle bolle esattamente come... Nelle sezioni in cui siamo a bordo della nostra, del nostro mezzo. È super arcade questa cosa. Allora, devo imparare a usare la schivata in questo gioco perché è importantissimo. Oh, ne ho visti! Ecco. Così si aggancia. No! Oddio, come me. Che fa quello? Benissimo. Ah, possiamo rompergli le componenti, ovviamente. Cosa, è morto? Sì. Che fa, esplode? Vi prometto che le prossime andranno meglio. Ho un po' di confusione con i tasti ancora. Sbagliata, mi piace un sacco l'umorismo che c'è in questo gioco. What makes them choose these words? Allora, comunque da come si può... Io parlo proprio da persona ignorante, anche se alcune cose me le ricordo da quella run che avevo fatto e ricordo mai completato. Parlo da ignorante, quindi parlo... basandomi su quello che sentiamo, subito mi viene da notare come androidi e biomacchine, cioè, siano su due livelli completamente differenti, nel senso che addirittura gli androidi si stupiscono che le biomacchine possano parlare. What are they doing here? Unknown. It's like they were gathered here. Quindi il livello di umanità di un androide, proprio per il fatto che è stato costruito da umani, è molto diverso rispetto a quello delle biomacchine, ok? Le biomacchine, essendo aliene, sono semplicemente delle macchine fatte per la distruzione, quindi mi piace molto come 9S, nonostante androide, si stupisca di vedere certi comportamenti nelle biomacchine. There it goes. They don't give up. Run. E poi questo senso dell'umorismo che c'è è molto carino, molto sottile, non è troppo ingombrante. Multiple machines detected ahead. But what's with these android bodies? Ah, ci sono tanti corpi di androidi. Allora, preghiamo, Casey. E lo ripariamo. Credo che ripararlo non abbia nessun effetto, invece, su... contento sul giocatore. Ora siamo alleati. TJ, non possiamo ripararlo, quindi possiamo ripararne solo uno per volta. Anche l'arma è quella che era equipaggiata al giocatore, vedete? Mi sembra che non abbia la katana, però sono mezza ciecata, quindi non sono sicura di quello che vedo. Ovviamente non sarà super resi... Siamo caduti. Non sarà super resistente il nostro alleato. What is this? Don't listen to them, 2B. Together forever. Together forever. Kenny. They don't have any feelings. They're just imitating human speech. Let's take them out. Ok, sì, guardate, si accoppiano. Oddio. Mamma mia, queste cose disturbano tantissimo.
Ok. Allora, queste sono biomacchine, hanno tutta questa maschera. Sono come quelle che abbiamo visto nel deserto. Il fatto è, la cosa strana è che stanno imitando non solo il modo di parlare degli esseri umani. Cosa in effetti un po' strana, visto che gli esseri umani non ci sono più, da mo'. Ma stanno anche imitando i loro comportamenti. Ce n'era uno che cullava, una piccola culla, e diceva figlio, ovviamente loro non possono riprodursi. Ma perché le devo prendere così tanto? Mi devo rompere la culla! Ragazzi, cioè, ho un problema. Aspetta un momento. Poi c'erano quelli che si accoppiavano e dicevano amore. Cioè, ovviamente non si stavano accoppiando davvero. Abbiamo 23 recuperi M, non è che siamo messi proprio. Così non può continuare, dicono. Sembrano insetti. What's happening? Si sono imbozzolati. An android? No. This is a machine. È una biomacchina, però ha l'aspetto di un androide. Ed è venuto fuori dal bozzolo di biomacchine. Attenzione. Ok. Allora, noi l'abbiamo agganciato. Non sapendo quello che fa. Guardate, cos'è che sono quei numeri, quelle scritte che ci sono sopra la barra della vita? Io sto imparando a parlare. No, sbaglio. Vai. Non combatte? Ma fa qualcosa? Sword. Dodge. Ah, sì. Projectile. Deflect. I think he's evolving. We better finish this quick. Via. Lascia stare, Nines! Lascialo stare! Oh, ce l'ha bloccato! Ok. È tutto nudo. Non posso agganciarlo? Sì. Dai però, ma guarda te. Se sta là, possiamo colpirlo solo a distanza, ovviamente. Questi sono quelli che sbucano da sotto il terreno, però vabbè, muovendosi e schivando, mentre schiviamo siamo invulnerabili, quindi la schivata ci dà veramente tanto vantaggio da questo punto di vista. No, più vicina, no. Poi fatto male. No, quando lo attacchiamo che ha lo scudo alzato è pericolosissimo. L'ho preso. Aia. Prima ci siamo presi in faccia a quello.
livellato. Oh, però. Aveva sangue. Is this really a machine? Damn it, not another one. Ragazzi, cioè, è stranissima la cosa che è successa. Allora, esteticamente così sembra un androide in tutto e per tutto, perché ha le sembianze umane e i capelli bianchi. Io non so se gli androidi 2B e 9S sono assessuati, ma credo di sì. Cioè, credo che anche loro siano assessuati. Penso che abbiano solo le sembianze maschili e femminili. Queste sezioni mi mettono ansia per niente, perché tanto so che il passaggio per uscire c'è. Questa era la prima boss fight. Mi ricordo. È un maschietto. Looks like we're safe now. What the hell just happened? I know. I've never seen a machine like that before. Andy. We better report this to command. Però erano sicurissimi al 100% che si trattava di una biomacchina. Non so su che base. Cioè, come fanno a riconoscere una biomacchina se è fatta esattamente come un androide? Contact command. Dobbiamo solo imparare a giocare un po' meglio, perché va bene che abbiamo tante cure e l'autocura, però non è neanche bello prenderle così. Spavento. Ok. Concentriamoci in uno. Ok, sarebbe interessante, ovviamente. A parte che il fatto che non ho visto il nostro alleato combattere, quindi non so quanta resistenza ha. Proprio lo ha filtrato, io non l'ho visto. Secondo me è morto subito. Poi magari mi sbaglio. Proviamo di nuovo. Sì, comunque è assessuato. Ok, this is good. We should be able to reach command here. 9S to bunker. Do you copy? I read you, 9S. Go ahead. Operator, we just encountered a pair of humanoid machines. We weren't able to capture them, but I have combat data ready for upload. Understood. Ready to receive. Hopefully you can get something out of it. Dov'è il nostro alleato? Dai, fammi vedere. Eccola là. Però. Ok, hanno comunicato quello che hanno visto, che effettivamente era qualcosa di strano. La reazione per adesso non è stata particolarmente scioccata. Le ha definite comunque, che poi era una che si è sdoppiata in realtà, macchine umanoidi. Ok, di qui dove veniamo praticamente. Però l'alleato è molto utile. Non so se ha tempo, ha vita, non so. Ma questi mi fanno ridere, cioè non fanno niente in realtà, sparano.
Allora, siamo tornati qui dal mercato. Allora, salviamo perché, oh mio Dio, da quant'è che non l'abbiamo salvato? Hey, welcome back. Thanks for securing access to those desert resources. It's a huge help. I know it isn't much, but please take this. Ci dà una ricompensa. I can do. Oh, and be sure to swing by if you ever need anything, all right? Mm. E tu? I hear you kicked some tin can ass out in the desert. So, I guess, you know, thanks or whatever. Jackass. Okay. Whew. I think we've earned a breather. Say 2B, I was hoping we could talk about our next move. I'm worried about the damage we took in that last battle with the machines. Maybe we should return to the resistance camp to resupply and conduct maintenance? All right, let's go back. You got it. Va bene, torniamo all'accampamento. Ovviamente affrontiamo le macchine sulla strada, così farmiamo un filino. Non so quanto è necessario farmare in realtà e salire di livello, non ne ho idea. Però meglio non arrivare sprovvisti di livelli e soprattutto chip verso la fine del gioco. Perché sinceramente non trovo che questo gioco sia difficile. Cioè, secondo me, una volta che si hanno un po' di chip buoni e le cure, si va. Wow, basta, è morto! Ok. Puoi accettare delle missioni secondarie indicate con il rotondino rosso dai committenti in ogni parte del mondo. Le destinazioni delle missioni secondarie sono indicate sulla mappa. Ok. Ok. Una stanza. Oh, ci ha dato una stanza tutta per noi. Aspettate, salvo. Ah, esiste il trasporto. Possiamo andare nel bunker così in ogni istante, ok. Ok. Ci hanno messo dentro anche un sacco di cose, ma che gentili. Se dormiamo. E Nenes? Nenes ci guarda dormire tutto il tempo, che ansia. Vediamo allora. Ah, abbiamo tutto, ci servono solo cavi recisi per poter potenziare di nuovo l'arma. Voglio questa gigante, che dite? Il doma bestie. Esaurito. Ho speso tutto. Accord, è la proprietaria del negozio. Io mi limito a occuparmi della cassa e di tenere in funzione i dispositivi di riparazione. Di solito usa i droni per consegnarmi la roba. È un prepper. Ok. Va bene. Aspettate perché volevo vedere. Adesso noi abbiamo comprato la doma bestie lì. Forse possiamo potenziarla? No, perché ci serve la pirite. La troviamo.
Allora, qua non ci sono nemmeno missioni secondarie, sinceramente. Probabilmente si triggererà un evento quando usciremo. Ok. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. Okay. I heard something about that back at the Resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Io voglio vedere cosa succede se peschiamo. L'ho preso. Catch. È un pesce. È un pesce finto, cioè. Complete. Carpa koi meccanica. Come le faccio? Allora, quindi ci ha detto che sembra che delle unità Yora siano sparite, però le loro scatole nere indicano che sono ancora vive, cioè come dire. Quindi sono semplicemente sparite, dobbiamo scoprire che cosa è successo. Credo si vada di qua. Looks like our surface route's been cut off. Maybe we can get through from underground. Sì. So 2B, those machines out in the desert look just like androids, right? Right. But we androids were modeled after our human creators. So why would machines try to look like us? Ah, esatto. There's no point trying to work out unsolvable problems. I suppose. E certo, ogni creatura artificiale assomiglia al proprio creatore, no? Quindi perché le biomacchine dovrebbero assomigliare agli esseri umani che sono i loro nemici? E perché dovrebbero volerle imitare nei comportamenti e nel linguaggio? E soprattutto, come sono fatti gli alieni? Dovrebbero assomigliare alle biomacchine, forse, in qualche modo, appunto per il discorso che stavamo facendo. Siamo fuori dall'altra parte, eh? Cos'è? Dignità virtuosa. È un'arma. Vediamo, eh? Armi. Allora, noi tutte le armi abbiamo ottenuto, vabbè, abbiamo quella che avevamo all'inizio, patto virtuoso, pugni nudi, vabbè, che l'abbiamo anche potenziata ed è di livello 2, poi il doma bestie che abbiamo comprato e dignità virtuosa, che ha un attacco base, mi sa che è più forte rispetto al patto virtuoso, invece questa qua, nonostante sia livello 1, è più forte di tutte, ovviamente... Non ci vuole tanto a capire che è lenta, cioè si capisce solo guardandola. Non l'abbiamo messa. Aspettate, eh? Set di armi 1. Ma possiamo equipaggiarle entrambe?
Allora, ok, questa cosa va capita perché ne abbiamo equipaggiate due. Mi sa che qua non c'era nient'altro, sbaglio. Oh, si può salire la scala in fretta. Belli i rumori della natura. No, siamo a Luna Park, ragazzi, che bello. Ho un ricordo bellissimo di quell'area. No. La musica poi, non ce la faccio. Ok, un po' inquietante. C'è un cuore là in mezzo. Sembra una versione inquietante e disturbante di Disney World. What are those? What the? Wow, this is weird. Allora, nella parte prima dove abbiamo incontrato quella biomacchina umanoide, le biomacchine cercavano di imitare i comportamenti riproduttivi e affettivi dell'uomo. Invece qua, quello più ludico, diciamo. Quindi il divertimento, il piacere, in quel senso. Bogdan. Poi anche il modo in cui dicono divertirsi, che divertimento. Noi non li attacchiamo, ovviamente. Qui c'è una statua di una di loro con le orecchie da coniglio. Cioè, ma veramente Luna Park, il parco giochi, no, come si chiama? Sì, Luna Park di Silent Hill non fa così paura. Poi a me comunque fanno sempre paura, cioè mi disturba sempre, mi inquieta la tematica proprio dell'intelligenza artificiale. Possiamo parlarle? Lavori qui? No? Where does this corridor lead? Dobbiamo prenderlo? In pausa. Bene. Penso che se attaccassimo diventerebbero tutti ostili, o sbaglio? Getting resistance signals from that building over there. È da là che arriva il segnale, ok. E qui non è bloccata. Cioè, qui le biomacchine non stanno attaccando il punto di salvataggio. We need a way through. Let's look around for a route we can take. Recuperiamo qualche oggetto perché ce ne sono davvero tanti in giro, ragazzi. Allora, se noi saltiamo qua, possiamo andare dove ci ha detto Nines. Però forse possiamo anche saltare giù dall'altra parte e recuperare gli oggetti. Sì. Siamo oltre la recinzione. Mamma mia, ma che... Si può parlare? Pericolo, non procedere, guasto. Ok, grazie.
fanno a conoscere questi aspetti della vita degli umani? Se gli umani non ci sono. These machines are heavily armed. We'll regret later if we let them escape. So let's take them out. Lo affrontiamo. È un carro armato. Un carro armato delle feste. Oh, cavolo. E grazie al nostro robottino queste bolle. Oh mamma, mi sono fatta investire! Dove mi trovo? Ragazzi? Ragazzi! Non vedo niente! Non chiedete, ho continuato a schivare all'infinito! Ma queste non si possono rompere, quindi. No. Aia, ma siamo dentro praticamente, cioè. Quando ci carica? Boom. What's that? Ha droppato qualcosa? Some kind of crystal? Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Ok, quindi praticamente il cuore di una biomacchina è fatta come una cellula vegetale. Ora, questa cosa può voler dire tantissime cose in realtà, quindi è difficile poter capire che cosa significa. Allora, 2B non la conosceva, quindi è qualcosa di inusuale. Quindi non mi viene da dire che le biomacchine hanno una componente vegetale al loro interno, semplicemente. Probabilmente si tratta di una sorta di evoluzione. Cioè, secondo me, potrebbero lasciare intendere che le biomacchine si sono evolute, stanno diventando qualcosa di diverso da quello che erano originariamente, no? Io prego per tutti, cioè. Ma vieni, vieni con noi sulla giostra, perché noi prendiamo la giostra. What's this? Analysis. It is a device that propels humans on rails at high speeds for the purposes of amusement. Che bello. It was commonly referred to as all'alleato non è venuto. Ci ha seguito a piedi. Che bello. Hey, 2B? Yes? People who know me well usually call me Nines, so. Oh. So what do you think? I mean, if you want to call me Nines, it's totally okay. Okay. I'm good. Oh. Alright. Allora, le persone di solito lo chiamano Nines. E ha chiesto anche a lei di chiamarlo così. Quest'arma è potentissima, ragazzi. Victor? Victor, ci aiuti. Ok. Autocura. Oh, cosa è successo? Oh, siamo caduti, ok.
Sono loro quelli che stavamo cercando? What the hell? Oh cavolo, no, aspetta. Livello 15. Vabbè, per fortuna abbiamo un alleato, ce lo siamo creato. Cavolo, però io non volevo l'arma così lenta, perché mi piace quest'arma perché fa tanto danno, però... Aia, cos'è? Ok. Guardate. Come vulnerabili durante questa cosa. Ai. Non ce l'ha fatta a rialzarsi. Ah, posso lasciare un messaggio. Tra i venti della morte. Ragazzi, ma da dove ricomincio? No, vabbè, non volevo scrivere questo. Allora, siamo morti. Ah, ma siamo qui! Pensavo non ci fosse, pensavo che dovessimo ricominciare da... Vabbè. Va bene. Allora, dobbiamo recuperare il nostro corpo. Dov'è? Dov'è? What the hell? Our records don't say anything about a machine like this. La fra, recupera. Sì. Cerchio della morte. Ragazzi, cioè veramente. Cioè, io starei anche lontana così, però non... Non possiamo batterla solo utilizzando un robottino, dai. A parte il fatto che è super... No! Cioè, non è molto onorevole. Diciamo. Aspettate, non ho un dubbio. Noi ne abbiamo, eh. Allora, aspettate un momento, perché noi abbiamo... Dopo 6 secondi senza danni, sale un po' la cura. Cura letale. Ripristina 5 ogni nemico sconfitto, no? Però, auto-oggetti... Non ci sta. Allora togliamo un attimo questo. Scusate. No, perché il problema di fondo qual era? Che... Nonostante io avessi le cure, non me le faceva usare automaticamente. Mi faceva usare solo le cure piccole. Cosa sta succedendo? No!
mi sono dimenticata. Cosa è successo? Missione completata, ok. Okay. Sta cercando di hackerarci. Tubi! Ok, questa rappresenta, ok, sì, il desiderio di essere bello. Those look like corpses. Seriously being attacked with dead androids? Think. 2B! I'm detecting black box signals! They are dead. They've been turned into weapons! Alright. This ends now. Ok, li hanno trasformati in armi. È una cosa terribile, cioè, praticamente stiamo uccidendo i nostri compagni. Così, no? Ah, quella era la cosa... Ok. Ok. È il coso che cerca di hackerarci, quello. Oh, cavolo. Forse se ci hacker anche a... succede anche a noi. Oddio. Analyze the enemy's hacking pattern. I'm going to try to hack it back. Keep it busy. You got it. Ok, lui prova a hackerarla. E noi la dobbiamo tenere occupata. Ok. Io la sto sconfiggendo praticamente completamente a distanza perché non riesco ad andarle più vicino di così. Mi colpisce. Ok, si sono rotte tutte le cose che aveva addosso. Però, ne ha di vita, mi sa che siamo un po' di bulucci. Allora, stando lontani in questo caso dovremmo essere avvantaggiati. Cioè riesce a farlo? Non stava cercando di hackerarlo lui. Scherziamo, cos'è? Oddio, ma che... Orrendo! Vorrei solo riuscire ad avvicinarmi. Ok, queste sono le cose che cercano...
di hackerarci. Oh. Non vedo niente, ragazzi, non so dove mi trovo. Quando succedono queste cose, va bene, cioè. Go! Cercava di hackerarci, ma che paura. Che paura. Ok, secondo me è durato un po' troppo questo scontro, quindi non siamo super livellati per niente. Oh, you mean the hacking? No worries. Us scanners are pretty good at that kind of thing. I've got your back anytime. Okay. We have to save those androids. I'm sorry, 2B. Their circuits are fried. I think they were only being kept alive by that enemy. Oh. Non c'è più niente da fare. Raccogliamo tutti gli oggettini. So what is it? That machine had some pretty weird things to say, huh? It's almost like it had actual emotion. The machines don't have feelings. You said that yourself. Yeah, I guess. Ok, non bisogna confondersi perché le biomacchine in teoria non hanno sentimenti. Ok, proprio non possono provarli perché è una prerogativa umana evidentemente, quindi neanche gli alieni probabilmente li hanno. Invece gli androidi, come 9S e 2B, non possono, non devono provare sentimenti quando sono in missione. Sono due cose diverse, eh? Quindi ce li hanno. Io ho assolutamente bisogno di salvare. Hostiles. I am not hostile. Huh? You defeated broken machine. You saved us. This thing is awfully verbose for a machine. L'abbiamo distrutto. Come to our village. It could be sì, a trap. Certo. Still, we should at least head over there and gather data, right? Fate l'amore, non la guerra. Già, già, vero. This way. Sì, lo so, ma io devo salvare, capisci? Perché ho fatto la boss fight, non posso permettermi. Noi lo seguiamo? Ha una bandiera bianca, poverino. Poi ha detto, io non sono ostile. Voi ci avete salvato. Fuochi d'artificio. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker.
There are no spare parts or fuel in space, after all. Huh. Ok, quelli sono i rifornimenti per gli esseri umani sulla Luna. Perché lei non l'ha mai visto? So why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Mm. Sì, in effetti, cioè, gli alieni potrebbero andare ad attaccare direttamente gli umani sulla Luna, visto che vengono dallo spazio. Cioè, la Luna non è un posto sicuro. C'è qualcosa che non va. Oddio. Che disagio, guardateli. C'è anche uno di quelli grossi che abbiamo affrontato nel deserto. Villaggio delle macchine. Qui si sono proprio accasati. They all have white flags. Looks like they really don't want to fight. Hello. Before we begin, there's something you must understand. We are not your enemies. 2B, we can't trust anything the machines say. Stay calm, I understand that you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Ok, allora, siamo arrivati al villaggio. Me lo ricordavo vagamente questo. Però ci fermiamo qua. La volta prossima esploreremo il villaggio e ripartiremo da qua e parleremo con tutte le mie macchine, ma sono carinissime. Poi Pascal, vabbè. Fantastico, cioè. Niente ragazzi, abbiamo fatto ben due boss fight, è stata una sessione di gioco molto intensa, ma Nier Automata, da quello che ricordo, è più o meno tutto così, cioè molto incalzante come ritmo e non ha punti morti, quindi... Magari farò qualche missione secondaria, un po' di farming off screen, però quello che vedrete più o meno sarà questo. Io spero che la serie vi stia piacendo e ci vediamo la settimana prossima. Grazie, ciao a tutti!